Da Radio Speranza un saluto da Licio Di Biase. Oggi per gli incontri di Licio incontriamo Maurizio Teodoro, che ha pubblicato vari libri molto interessanti. E adesso quest'oggi presentiamo Democristiani a casa mia, un titolo molto particolare. Chiediamo a Maurizio intanto di spiegarci il senso di questo titolo. Grazie, un saluto a tutti i radioascoltatori intanto. Ma questo titolo, Democristiani a casa mia, nasce fondamentalmente dalla esperienza mia personale, politica, di democristiano, e si inserisce quindi nel contesto della mia casa, della mia città, dove ho sviluppato tutta la mia attività, diciamo, almeno iniziale, politica, e quindi è stata questa un'esperienza molto significativa, che però nasce da lontano, perché tutto parte dalla democrazia, come scrivo anche nel libro, dalla democrazia socratica, quindi da questo nuovo, da questa nuova avventura, che poi porterà nei secoli a grandi trasformazioni, tra cui alla nascita della Democrazia Cristiana. La presentazione di Giuseppe Chieti, recentemente scomparso, come mai c'è stato questo coinvolgimento di Peppino Chieti in questa pubblicazione? Ah sì, Peppino Chieti è stato non soltanto un uomo politico importante sul piano locale, sul piano nazionale, ma è stato anche un maestro. Il suo impegno all'interno della Democrazia Cristiana per me è stato un impegno fondamentale, tant'è che quando ho deciso di pubblicare questo libro io lo chiamai e gli chiesi appunto di leggerlo e di verificare se vi fossero le condizioni per una prefazione da parte sua. Egli fu, devo dire, entusiasta e scrisse questa presentazione. Purtroppo non ho avuto modo di vedere la pubblicazione di questo libro, perché l'anno scorso ci ha lasciati. Dedichi questo libro a Remo Gaspari, uomo e politico onesto. Dopo Giuseppe Chieti, Remo Gaspari. Beh sì, un'altra figura molto importante del palcoscenico nazionale, oltre che locale abruzzese, un uomo politico, un uomo di Stato di grande spessore è stato Remo Gaspari, 13 volte ministro della Repubblica, un democristiano doc, potremmo dire, per cui la sua vita politica, tra l'altro, l'ha coniugata anche con un rigore morale straordinario, e io ho voluto dedicargli questo libro perché lo merita, perché è un uomo che ha lavorato molto per il nostro paese e particolarmente per l'Abruzzo. Quindi percorri non solo la tua la tua azione politica nella Democrazia Cristiana, e come vedremo quella anche dei tuoi fratelli, ma fai un excursus sulla democrazia, la democrazia in Italia, prima di arrivare a parlare della tua città satellite, perché è lì che inizi la tua esperienza politica nel lontano 78. Questo è un lavoro che parte da lontano, come dicevo prima, perché io parto da un'analisi socratica della democrazia, quindi questa intuizione di Socrate che poi è stata ripresa anche dai suoi discepoli, ma la democrazia però da quel tempo poi ha fatto un salto e la ritroviamo dopo secoli e secoli, oltre 20 secoli di storia, perché in questo lungo lasso di tempo abbiamo avuto re, imperatori, tiranni, certamente non la democrazia. Questo concetto si era quasi perso nel tempo. Poi c'è stato invece un recupero straordinario, e devo dire che con un salto appunto di oltre 20 secoli, 22, 23 secoli, si arriva alla democrazia americana,
che in realtà non era una democrazia, potremmo dire, completa. Si pensi soltanto alla schiavitù, che inizialmente non fu un problema affrontato come meritava, e poi alla Rivoluzione Francese, e quindi questa nostra Europa che cominciava i suoi cambiamenti verso la direzione di liberté, égalité, fraternité, ovviamente che toccavano i temi della democrazia, ma in realtà non li incarnava pienamente in quel momento, anzi potremmo dire per alcuni versi era ancora molto distante. E subito dopo arriva la grande esperienza italiana, infatti, della infatti, democrazia. Proprio qui volevo arrivare, la democrazia in Italia. La democrazia in Italia ha scritto una pagina di storia non soltanto nel nostro paese, ma direi per l'Europa e oltre i confini dell'Europa, e la storia lo ha scritto e lo ha anche dimostrato in un certo senso. La grande intuizione della democrazia italiana è da ascrivere a Giuseppe Dognolo, questo grande pensatore, grande sociologo dell'Ottocento, il quale intuì che insieme al sostantivo democrazia vi dovesse essere un elemento ulteriore, e questo elemento ulteriore lo trovò nel cristianesimo, perché riteneva che il cristianesimo fosse appunto l'elemento che dava dignità alla democrazia, e quindi questo binomio inscindibile democrazia cristiana. E poi è la strada che percorreranno anche altri dopo di lui, lui cattolico, fervente cattolico, lo stesso Don Murri, ma soprattutto Don Luigi Sturzo, e quindi con lui Alcide De Gasperi, per cui parte con Toniolo il primo, potremmo dire, manifesto, non è il termine più giusto, perché in realtà fu un giornale, La Democrazia Cristiana, e dopo con Sturzo il Partito Popolare dei Liberi e Forti, e la Democrazia Cristiana nascerà con la grande esperienza anche De Gasperiana a cavallo del secondo conflitto mondiale, quindi la DC. Bene, quindi abbiamo adesso fatto l'escursus sulla democrazia, i cattolici in democrazia, sulla Democrazia Cristiana, e adesso però arriviamo a casa tua. Certamente. Tu parli nel tuo libro della città satellite dopo gli anni 60, perché la città satellite era, come si era abituati in quel tempo, diciamo, chi iniziava a fare politica iniziava dal territorio, non iniziava come oggi sul web, quindi si iniziava dal territorio, e tu hai iniziato la tua esperienza sociale, culturale, prima che politica, nella città satellite. Permettimi di fare una sottolineatura prima di entrare appunto nel merito di casa mia. La Democrazia Cristiana nasce più che come struttura di partito nel nostro paese, in realtà nasce per l'azione che anche la Chiesa Cattolica ha fatto in quel tempo, soprattutto Pio XII, che riteneva appunto che vi fosse un valore straordinario tra i cattolici, e cioè quello di, al di là di ogni azione che vedesse un impegno di ordine teocratico, da cui la Chiesa era ben lontana, ma voleva che i cattolici dessero sostanzialmente un contributo alla società rivolta esclusivamente al popolo più che a una struttura di partito, e quindi ecco l'azione della Chiesa che fu molto forte sin dal primo momento nella direzione del progetto democristiano, quindi le parrocchie, quindi i sacerdoti, i vescovi, non solo, ma l'azione cattolica, questa grande struttura all'interno della Chiesa cattolica, e poi la FUCI, gli universitari cattolici, basti pensare alla figura di Moro, di Aldo Moro, che viene da quell'esperienza straordinaria. E quindi è qui che io
da una famiglia umilissima che non aveva potuto nella sua esperienza pensare alla politica nel senso partitico di una partecipazione attiva, alla città satellite in questo quartiere popolare di Pescara fatto di case popolari, appunto una di queste era abitata anche da me, dalla mia famiglia, e mi ritrovai impegnato nella parrocchia. E oltre al messaggio evangelico, che fu ovviamente come in ogni tempo la prima missione della Chiesa in quel momento del mio parroco di allora, Monsignor Italo Febo, ma io subito cominciai a capire, a comprendere, a toccare i primi elementi della partecipazione politica e quindi a conoscere la Democrazia Cristiana. Bene, adesso una breve pausa, poi riprendiamo questo incontro con Maurizio Teodoro. Si arrende anche la luna alla bellezza, il mare la sua splendida corazza, conserva la sua storia nella terra, concede un ballo solo a chi sa amarla. Teranstona na su mare, solore de sa murta e flore, no a poco oro e ventu che ne stima, ne carigno suo. Dell'inverno ti preferisco in abiti d'autunno, e sì, io penso a te che sposa mia, vorrei tu fossi sempre primavera. Da Radio Speranza per gli incontri di Licio, oggi abbiamo un incontro molto importante con Maurizio Teodoro, che presenta il suo libro Democristiani a casa mia. Nella prima parte abbiamo esaminato la democrazia in Italia, la democrazia cristiana, e stavamo iniziando appunto a parlare della democrazia cristiana a casa sua, di Maurizio Teodoro, ovvero nella città satellite, dove inizia l'impegno innanzitutto sociale e culturale e poi politico. Allora, Maurizio, torniamo al discorso della tua presenza nella città satellite. Inizia nel 1968, quindi ero ragazzo, e subito dopo, anche per la tipologia, insomma, di quel quartiere, questo quartiere popolare, partirono le cosiddette rivendicazioni sociali, ed è qui che inserì anche
la mia esperienza, prima attraverso la parrocchia, come dicevo, e poi attraverso la sezione della Democrazia Cristiana che era presente insieme a quella del Partito Comunista in questo quartiere popolare molto importante della città. Si pensi che c'erano 850 appartamenti popolari e ci sono tuttora, e quindi una realtà molto importante ai margini della città, quindi alla estrema periferia della città, dove mancavano i servizi, anche quelli più particolari, alcuni anche essenziali. Quindi ripartirono così le attività politiche che mi riguardarono in quel momento. E lo feci nella Democrazia Cristiana. Nel 1975 il mio primo impegno nella campagna elettorale al comune di Pescara con Tonino Mastrangelo, come scrivo nel libro. E lì cominciai a conoscere anche la realtà di partito e quindi l'incontro anche con te, quindi con Licio Di Biase, figura importante sin da allora per il movimento giovanile della Democrazia Cristiana e dopo per gli altri impegni, per gli altri ruoli avuti. E quindi da lì ho fatto il consigliere di circoscrizione e poi il consigliere e l'assessore comunale al comune di Pescara. Bene, quindi vabbè, insomma, l'abbiamo rivelato a tutti che ci conosciamo da quasi 50 anni, cioè più o meno, sì. Sono abbondantemente 43-44 anni. Era già scritto nel Vabbè, testo. Abbiamo fatto questo lungo percorso politico insieme, insomma, con le nostre, come dire, presenze all'interno di quel grande partito che era la Democrazia Cristiana. E questo libro è molto importante perché sintetizza quei momenti, perché entra nel merito di quegli aspetti particolari della vita della Democrazia Cristiana, dei ruoli. Tu stavi già dicendo che sei stato consigliere di quartiere e poi consigliere comunale insieme, abbiamo fatto tanto per quel partito, però appunto tu parli dei democristiani di casa mia, perché poi che succede? Non sei solo tu protagonista di questa esperienza politica? No, non solo io, perché non per un fatto di nepotismo ovviamente, ma si avvicinano alla politica due dei miei tre fratelli, Gianni e Piero, i quali subito si mettono a lavorare, potremmo dire, in questa direzione, assumendo anche ruoli di responsabilità molto importanti, sia a livello di quartiere prima, poi a livello comunale. Mio fratello Gianni è stato anche vice sindaco di Pescara e poi a livello anche provinciale. Quando la Democrazia Cristiana poi nella sua avventura storica terminò nel 1994, si aprirono varie direzioni, perché la nostra attenzione era sempre ed unicamente rivolta ad una realtà di partito che fosse una realtà moderata e che si basasse sui valori appunto cristiani e democratici e che avesse una dimensione, come si diceva allora, ma anche oggi si ripete ancora, centrista. Per cui dalle ceneri, tra virgolette, della Democrazia Cristiana, come d'altra parte accadde anche per il Partito Comunista qualche tempo dopo, nacquero varie realtà politiche. Ed io cominciai insieme anche appunto ai miei fratelli, a Gianni e a Piero, a verificare tutto quanto in quel momento poteva andare nella nostra direzione, nella direzione delle nostre idee. E quindi l'impegno è continuato per me, che sono stato eletto poi consigliere regionale nella settima legislatura e poi ancora consigliere regionale nell'ottava
legislatura al Consiglio regionale dell'Abruzzo. Oggi il Corriere della Sera ha dedicato una pagina intera ai democristiani, l'eterno ritorno e il ruolo decisivo dei tanti ex DC. Cioè, che significa? Che significato può avere nella contemporaneità, dopo 30 anni dalla fine della Democrazia Cristiana? La Democrazia Cristiana finisce la propria esperienza storica nel 1993. Oggi il Corriere della Sera, che dedica una pagina intera all'eterno ritorno e il ruolo decisivo dei tanti ex DC. La Democrazia Cristiana è stata una grande storia, e questo al di là di ogni facile retorica. Io racconto in questo libro, oltre che parlare della democrazia e della Democrazia Cristiana, di dove andrà la democrazia, parlo della mia storia personale, non tanto per sottolineare in termini di protagonismo gratuito che non mi appartiene quel che ho fatto io, che hanno fatto i miei fratelli, ma per sottolineare quanto fosse stato possibile far tutto questo attraverso la logica, tra virgolette, politica della Democrazia Cristiana. C'è un partito interclassista aperto, senza capi bastoni. Io, che venivo da questa esperienza di quartiere popolare, di umilissima famiglia, ho avuto la possibilità, attraverso qualche piccola e buona idea, di poter affermare un progetto politico e di poterlo realizzare anche attraverso cariche elettive, portandolo avanti nella direzione del popolo, della gente, dell'interesse per il bene comune. Questo è il grande patrimonio della Democrazia Cristiana, e quindi la formazione che noi democristiani, e lo rivendico questo, abbiamo avuto, è una formazione attenta, scrupolosa, perché molti dicono, ripetendo tutto questo come se fosse una cantilena, ma in realtà non lo è. E anche il dibattito interno che veniva affrontato nella Democrazia Cristiana attraverso le correnti non era soltanto un'azione di potere, un'azione soltanto di programmazione, ma era anche un confronto culturale vero e proprio. Allora, io parto da un presupposto, ci avviamo alla conclusione. Tu hai scritto hai scritto più libri in questi ultimi tempi. Io ho scritto un po' di libri, non solo di politica, ma anche di storia, la storia di Pescara. L'amico Mimmo Di Carlo ha scritto due libri su Giorgio La Pira e sui costituenti. Anche lì democristiano. Renzo Gallerati ha scritto un libro su Filomena dei Castelli. Peppino Chieti aveva scritto tanti libri, poi ha fatto un grandissimo libro, importantissimo, sulla storia di Pescara, politica. Hai citato nomi democristiani. L'amico Giovanni Assette di Alanno scrive libri sulla storia di Alanno. Cioè, c'è qualcosa che forse questi cattolici democratici devono ancora dire alla nostra società? Ma io penso di sì, ed è proprio quel messaggio straordinario. Se posso ricordare, Pio XII, Papa Pacelli, tornando per un attimo indietro nel tempo, quando appoggiò il progetto democristiano, e tenete conto che parliamo di un tempo in cui c'era stato fino a qualche anno prima il non expedit, il non conviene di Papa Pio IX, riaffermato da Papa Leone XIII, e gli disse una cosa straordinaria. Disse: noi dobbiamo, come cattolici, dare una risposta alla società che vada nella direzione del popolo, quindi del bene comune. Questo è il messaggio che la Democrazia Cristiana ha saputo incarnare, e questo è stato anche il suo risultato elettorale, e non a caso il popolo ha dato quel risultato così alto e importante. Bene, bene, allora concludiamo questo incontro con Maurizio Teodoro da Radio Speranza, una riflessione molto molto importante, partendo da questo libro Democristiani a casa mia, ma una riflessione molto importante che avviene dopo qualche giorno dall'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Grazie. Grazie a voi.